Siamo nella direzione di comando e controllo, la Dicomac, allestita insieme alla Regione Campania per la gestione dell'esercitazione Camp If Grey 2019. Come in ogni situazione esercitativa, ma come in ogni emergenza, questo è il luogo del coordinamento delle attività del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto del territorio. Quindi da qui seguiremo gli scenari operativi, lavoreremo intanto per quello che riguarda la fase di preallarme, una fase in cui siamo in questo momento, e quindi lavoreremo per garantire l'evacuazione degli ospedali, delle case di riposo, dei penitenziari, delle caserme, quindi alleggerire la zona rossa da tutto quello che non è funzionale e necessario alla gestione di questa fase, e quindi chiaramente molte cose saranno per posti di comando, altre saranno in attività reali. Nel comune di Bacoli, presso il museo che si trova in località Baia di Bacoli, oltre 200 volontari con i carabinieri che si occupano della tutela dei beni culturali, il Ministero dei Beni Culturali, lavoreremo per la messa in sicurezza di beni culturali mobili del museo. Nel pomeriggio a Posillipo ci sarà l'evacuazione di una struttura sanitaria assistita attraverso il contributo delle Misericordie d'Italia, che metteranno a disposizione dei mezzi speciali per l'evacuazione di queste strutture, per poi affrontare la giornata di sabato, quando saremo in allarme e dove opereremo e lavoreremo nel testare e nel verificare il piano di allontanamento della popolazione, che coinvolgerà circa 4.000 cittadini della zona rossa dei Campi Flegrei.